La tua analisi di questa sconfitta qua, Ascoli, un risultato che dimostra che nessuna gara è scontata contro nessun avversario. Si pensava un Ascoli un pochino in disarmo dopo gli ultimi risultati, ma allo stesso modo come è stato nell'anticipo tra Viareggio e Lecce, appunto, nessuna gara è scontata. No, nessuna gara è scontata. Sicuramente oggi abbiamo commesso degli errori che ci hanno portato a perdere questa partita, però dico... E abbiamo detto gli errori li abbiamo commessi noi e gli abbiamo dato modo di poterla vincere, quindi dobbiamo un attimo rimetterci là ad analizzarla per bene, perché se vogliamo ambire a una posizione importante per i playoff dobbiamo questi errori annullarli come li abbiamo annullati nelle ultime tre partite, e quindi dobbiamo ripartire da quello che c'è stato di buono, che è stata una reazione importante in 10, li abbiamo messi lì 10 contro 11, quindi quello è positivo, però dobbiamo cercare di... Detto, se vogliamo competere per rimanere a certi livelli non possiamo permetterci nessun tipo di errore. Non è giusto sintetizzare questa partita attraverso l'operato dell'arbitro, no, e non è nemmeno il caso, però magari qualche l'unica cartellino che, giallo da esatto, parte loro poteva rimanere. La cosa che mi sono arrabbiato con l'arbitro era perché a noi un fallo di mano Daniele l'ha ammonito subito, loro hanno fatti 3-4 e non li ha mai ammoniti. Lui mi ha dato una spiegazione tecnica, io onestamente il regolamento così specifico non lo conosco, quindi se me l'ha data ci credo, nel senso mi ha detto che l'ammonizione vale solo quando c'è un passaggio diretto, e quindi ci ha ammonito sia Napoli che Daniele per questo. Io gli ho detto che in due situazioni Daniele ha messo il cross dentro l'area, alla presa di mano non l'ha ammonita, lui ha detto perché era una palla indirizzata, non si sapeva a chi, quindi... Però è comunque sempre un'azione pericolosa. Io adesso non voglio stare a giudicare questo, per il resto non penso che il rigore c'era, quando dai rigore così è espulsione, quindi secondo me l'arbitro non ha influito più di tanto sulla partita. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo migliorare, non su quello che non possiamo cambiare. Senti, mancano sempre meno giornate alla fine della regular season, come vedi questa lotta playoff, insomma squadre molto vicine, è vero che ne avete qualcuna dietro, magari ha già riposato, insomma la lotta dal secondo posto è abbastanza equilibrata. Non ho ancora visto, ho detto, la classifica e i risultati degli avversari. Per quello che abbiamo, contro chi abbiamo giocato, contro chi giocheremo, secondo me siamo in 4-5 squadre per 2-3 posti, nel senso dal terzo, quarto e quinto posto. E lì ce la giocheremo con Lecce, L'Aquila, Catanzaro e Benevento. Adesso almeno a parte i risultati di oggi che ti ripeto non li ho visti, secondo me questi sono i valori. C'è qualcosa magari tipo il Benevento che ha una rosa un po' migliore a livello di organica e di qualità, però è un attimino sotto, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, perché domenica abbiamo uno scontro diretto contro una squadra forte e ci mancherà sicuramente il nostro attaccante più importante, e che per a loro diciamo equivale un po' ad evacuo, quindi per noi sarà un'assenza molto pesante, però sono convinto che chi finora ha giocato meno avrà voglia di rifarsi e di dimostrare che merita più spazio. Perfetto, ringraziamo. Prego. Nicola Mingazzini è stato l'ultimo ospite di oggi, andiamo poi insomma a concludere. Per ultima e penultima classifica vuol dire che le partite sono queste, il campionato è molto equilibrato, vuol dire che qualche volta se sei un pochino al di sotto del tuo standard e ti va storto gli episodi, 1+1=2. Arma, dalle immagini è sembrato abbia commesso un'ingenuità, non ce ne voglia Cosni, ce l'ho già detto, che costerà cara, perché insomma potrebbe anche prendere due giornate. Prenderà quelle di danno, d'altra parte il fallo c'è stato, lo stesso l'ha ammesso, sai quando sei centravanti che è più prolifico, che sanno quando ti marcano, che tu cominci, sai, bene o male lui ora si entra in campo, il problema è a marcare e andare a cercare di che arma faccia gol, perché se fa gol tutte le domeniche è chiaro, si deve abituare queste restanti partite ad avere un trattamento, più gol fa più si mette in mostra più che avrà un trattamento sempre meno di favore, e anche lui deve imparare a reagire. Oggi secondo te c'è una cosa in particolar modo che è mancata, un po' di tenuta, un po' di lucidità forse nel secondo tempo, un po' di rabbia, oppure quando vengono queste sconfitte c'è tutto un insieme di motivazioni? No, sono quelle settimane dove ti metti lì, ti metti a parlare, duri un'ora e finisci la pila al telefonino qua, oppure ci vuole un trattato, perché è un'analisi molto articolata. Con semplicità ti dico, sono quelle domeniche dove devi sperare, io speravo di recuperare la partita perché forse lo meritavamo pure, ma per portare a casa un punto, chiudere, sono queste partite che le devi
devi pensare al concreto, portare a casa un punto e partita superata. Quando queste domeniche qui si addirizzano male, se non hai un po' di fortuna. Invece di avere un po' di fortuna per addirizzare, si è avuto molto sfortuna e di episodi, la gestione di episodi negativa, dove anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché abbiamo fatto una brutta domenica, non una bella domenica, ma sicuramente negli episodi ci abbiamo messo il nostro, quindi dobbiamo portare a casa questa sconfitta, ma non deve diventare una croce, perché siamo nel periodo pasquale ora che c'è da portare la croce, insomma, non è che voglio dire, dobbiamo imparare a evitare, e questo forse è la cosa positiva, se una domenica, perché è tutta la squadra oggi che per motivo o l'altro poteva far meglio, allora sì, perché noi non siamo una squadra che ci abbiamo una individualità che fa, o due, sì, abbiamo un po' Mannini che ci dà, che si emerge un pochino dalla nostra, dal nostro standard, ma insomma noi siamo una squadra e tutta deve essere, quando tutto è sotto standard fai fatica. E allora questo ci insegnerà che non possiamo abbassare neanche un pochino lo standard. Noi siamo entrati in campo oggi un pochino con lo standard basso, abbiamo avuto fortuna, siamo andati subito in vantaggio, lì dovevamo chiudere la partita, portarla a casa. Quando stai bene lo fai, quando non stai bene gli dai possibilità a loro una punizione e un rigore di pareggiare, e poi nonostante la gran confusione, la grande mole, paradossalmente i 9 contro 10, in 10 contro 11, insomma, abbiamo giocato meglio, sì. perché poi ritrovi un attimino lucidità, la rabbia nervosa, così. Ultimissima cosa, è vero che per un aspetto tecnico di regolamento non si potrà fare ricorso per Cozza? No, non è un problema tecnico, è un problema di valutazione. Noi stiamo valutando insieme agli avvocati che in base a quello scritto sui rapporti, cioè tu fai reclamo sulla base dei fatti accaduti, i fatti accaduti sono riportati in report, tre report del commissario di campo, guardaline arbitro, se e procura federale, se questi dall'analisi di questi report non ci sono margini di attaccabilità, delle volte conviene un fare orso, perché che succede? A differenza degli altri anni, ora è cambiata la regola, quando tu fai orso la norma può essere ancora più afflittiva, cioè abbiamo rifatto un giudizio nuovo, siccome lui è a cavallo, perché se si interpreta in modo, diciamo, critico quello di cui è stato accusato, non dico di quello che lui ha fatto, di quello che lui è stato accusato, se si interpreta criticamente quello che lui ha fatto, poteva andare neanche tre. Se si legge nei verbali in modo, diciamo, benevolo, si fa fatica a trovare un margine per non dire due sono appena sufficienti, quindi stiamo valutando se rischiamo l'aggravamento della pena, se non c'è l'aggravamento della pena si fa ricorso secondo il nostro giudizio, però siccome siamo molto borderline ci sta che la lasciamo correre e le lasciamo le due, non sono giuste, però è come quando ti fa la multa di vigile urbano, dici, ma io non ero dietro di sosta, il permit lei c'era e te ci sei anche se eri regolare. Grazie a Fabrizio Lucchesi, con il quale chiudiamo il collegamento dal Duca di Ascoli, nello studio.